Ciao a tutti, una volta tanto non vi parlo di politica, vi parlo della diga di Mosul e in generale delle centrali idroelettriche, perché la diga di Mosul adesso è a rischio perché lì vicino si stanno compiendo operazioni militari, ma anche perché è a rischio di cedimenti suoi, di natura strutturale per il terreno su cui è stata costruita. La diga di Mosul è alta circa 130 metri e contiene 11 miliardi di metri cubi di acqua. Di confronto la diga del Vajont, la nostra famosa diga, è alta 260 metri, quindi il doppio, però contiene una quantità di acqua. Conteneva una quantità di acqua che era 100 volte inferiore, un centesimo più o meno, della diga di Mosul, perché la diga di Mosul è molto estesa, la quantità d'acqua è molto maggiore, benché la diga sia un po' più bassa, sia bassa la metà, diciamo. Di cosa voglio parlare in particolare? Beh, del fatto che questa, secondo me, un po' il fatto di costruire dighe così grandi, con quantità d'acqua enormi, beh, come sappiamo tutti, è rischioso. Ma a parte quello, secondo me, è una miopia della classe dirigente o degli uomini d'affari che stanno dietro a queste costruzioni. Perché in realtà l'energia idroelettrica si può fare anche con dislivelli molto minori. In Finlandia, per esempio, ci sono moltissime centrali idroelettriche. Chiaramente non sono potenti come magari le nostre, e però raggiungono il centinaio di megawatt di produzione e sono alte. La media sarà forse sui 20 metri, ma ce n'è una che comunque produce più di 100 megawatt, che è alta 12 metri. Capite bene che se anche dovesse succedere qualche incidente, beh, chiaramente dopo bisogna vedere quanto è estesa, quanto è il lago che questa genera, quanto è grande la massa d'acqua. Però in generale, comunque, avendo un dislivello più basso, il rischio è minore, chiaramente anche minore rendimento, però se ne possono fare tante. La Finlandia è un paese piatto, ha qualche catena montuosa a nord, però poca cosa. Infatti ci sono molte centrali nucleari anche lungo i corsi dei fiumi, le fanno anche per 2 metri di dislivello, si fa una piccola centrale nucleare che non avrà un gran rendimento, però magari soddisfa il fabbisogno di un paese, di un paesetto che è là. In pratica, secondo me, non bisogna aver paura delle centrali idroelettriche perché sono sicurissime. Sono sicurissime se fatte bene. Quella del Vajont è stata ci sono state delle disattenzioni criminali anche, perché non erano solo disattenzioni, ma proprio anche c'era tutto un business dietro. E anche quella di Mosul, sì, chiaro, si vuole fare una diga forte per dare energia a tutto un paese, però il rischio è enorme, il rischio è enorme. Dopo, visto che mi sono documentato su alcune dighe, ho visto che in Finlandia e anche in Italia ci sono delle dighe che sono fatte in caverna, il che vuol dire che il lago magari esisteva già, era un lago naturale. Allora hanno fatto un tunnel sotterraneo che prende acqua dal lago e la porta più giù. E alla fine di questo tunnel ci sono le turbine. E in questo modo è ancora più sicura la cosa perché non c'è nessuna diga, è solo un tunnel. Adesso non so, può essere che anche in questo caso ci sia la possibilità di qualche incidente, però
Almeno a vederla così, a vederla sul grafico, sembra una cosa molto sicura. Vabbè, stavolta vi ho fatto io propaganda per le centrali idroelettriche. Vi saluto, ciao ciao.